Io ti voglio far vedere una rissa. Ma tu mi hai rotto le palle. Sempre, sempre qua, su YouTube. Basta. No, una rissa. Questa è una rissa del cazzo. Olè. Bisogna dirlo. Sì. Perché noi, io ho conosciuto uno YouTuber che si chiama Bloody Moon Sky. Chi hai tu? Bloody Moon Sky. È la premium? Sky. Vabbè, quello. No, comunque. Praticamente hanno fatto una rissa quest'estate. Anzi, un mese fa hanno fatto una rissa. Un cazzo da fare. Esatto, io l'ho beccato. Ho beccato il video della rissa. Ned contro Luke 43-16. Oh, 43-16. Aspetta, perché io devo mettere a posto un attimo qua. In realtà sono le 17:30, però. Vabbè, ma non dirlo. Che noi siamo in vari fasce orari. Sì, noi siamo. Noi siamo. Noi siamo che siamo? No, siamo, ma noi siamo quelli che eravamo. Allora, c'è stato questo putiferio grande su YouTube. E salutiamo. Ma chi se ne frega? Non lo so. C'è stato questo putiferio su YouTube tra questi due YouTubers, sì. Tra Ned e Luke 43 e 16. Sì. Non dico altro. Sentiamo. Non dico altro. Aspettate un attimo perché devo mettere a posto un po' i cosi. Perché voi dovete sapere che io ho trovato il suo file audio, però si sente di cacca. Oh. E ho trovato anche il video che non si vede tanto bene. Infatti, eccolo qua. Cioè, il video si vede benissimo, ma il video si sente di cacca. Allora, vi faccio. Cioè, no, aspetta, il video si sente benissimo, però il video si sente. No, allora l'audio si sente di merda. Okay. E il video si vede benissimo. Hai capito adesso? Sì. Ok, perfetto. No, mi sa che non hai capito. No, vabbè, comunque. Ma le persone non avrà capito come. Sì, me. Vabbè, chi se ne frega. Bloody Moon Sky contro Luke 43-16. Appunto, ma io insegno ai miei, cioè educo i miei a non insultare le persone quando parlo male o eccetera. Mentre altri canali hanno mandato. Proprio, hanno mandato insulti. Ok, non voglio fare nomi, chi capisce, capisce. Ecco. Già iniziamo su. Nessuno dice che ti hai mandato in ficcato, mettiamola così. No, quello che dico io è che io, Bronzetti. Ecco, questi qua sono tutti i YouTubers. Questo qua è uno, non so, non, uno è del Mellov. YouTube, divertitevi. Basta, cazzo. Questa c'è la voce di Calcaterra, non so. Ma non farlo ballare. Ma basta. Questo è del Mello. Io ragazzi, una discussione che voglio fare stasera. C'è la cosa anche più stupida del mondo. Questo è Ned, eccolo qua. Che tra poco comincerà la nuova stagione. Artefice della rissa con Luke 43-16. Esatto. Vabbè, ragazzi, io sono entrato perché mi avete invitato. Mi ha stato un errore di conversazione. Avete fatto delle domande, ho risposto, sentimi dire, tutti i bidoni, da uno con la maglietta a forma di ape. Non mi va sinceramente. Una maglietta a forma di ape. Gli occhiali alle 2 del mattino, vieni qua, non rompere i coglioni. Dai, stai. Sto parlando tranquillamente, credo che l'ho fatto. No, non lo sa, stavo dicendo. Ma sai che ne manco uomini e donne, cioè. Fanno serie. Fare un'altra live, vi siete chiariti? Il primo che l'ha detto è stato me che ho rotto di Alessandro, scusami. Luke, vi siete chiariti? Vi stavo insultando qualcuno qua dentro? Non lo penso proprio. Basta, fate un'altra live. Ma scusa, perché questo qua ha gli occhiali in casa? Luke, ha gli occhiali da live. Solo in casa. Allora, qui eravamo per parlare di altro, è la live di Ned che ha un altro scopo. Fare domande, gli utenti fanno domande. Vabbè, tranne lui, però vabbè, fa niente. Ha un altro scopo, all'inizio della live avete fatto le domande su di me, avete anche risposto. Ora non cambiare le carte di tavola. Non cambiamo le carte in tavola. Ma smetti. Nell'intervista c'eri anche tu, ma non è che abbiamo fatto una live di te. No, ha sprecato. Ned sembra veramente tutto fatto, bello tranquillo. Se ce la chiariamo in un'altra sede, perché secondo me magari senza di me. Senza Alessandro che comunque sei scusato, non lo so. Parliamo di altro. Se no sei ripetitivo. Ricordano. Siamo chi siamo. Non ce l'ha piccolo. Esatto. Ce l'ha piccolo. Donne, confermate un claim. Perché qua nessuno si agita, mentre sulla vostra discussione ci agitiamo tutti. Ned da tutta. Si tocca sempre i capelli. Il grandissimo è indicato. Perché ridi? Perché neanche uomini e donne veramente fanno. Esatto, ragazzi, ma attenzione, guardati questo qua come pre. Oh, che cazzo c'hai? Guarda come si muove. Ma non è vero. Ecco, iniziano con gli studi mio di puttana. Uomini e donne time, attenzione.
Manca solo Maria De Filippi. Questo applaudo come se fosse un mafioso. Non mi devi parlare sopra. Non mi devi parlare sopra. Avrei 500.000 iscritti, ti piscio in faccia. La madonna. Così che cazzo. Esci ora da sta cazzo di live. Non me ne frega un cazzo le carte di caccia poi. No, hai rotto il cazzo. Hai monopolizzato tutto. Esatto. Esatto. Devi stare zitto. Devi stare zitto. Sai che mi ricorda tanto? Serpenti. Attenzione, perché sentite questa voce. Chiudi la live. Chiudi la live. Chiudi la live. Devi uscire, stai zitto. Chiudi la live adesso. Bene, bene. E poi se ne va. Ecco qua. Questa è la rissa scaturata un mese fa. Tranne. Io direi che chiamiamo Maria De Filippi. Siamo a posto. Esatto. Ah, così e ha accettato l'invito. Ha accettato l'invito degli schiaffi in faccia. Diciamo. Vabbè, noi salutiamo Ned. Salutiamo Luke 4316. Vabbè. Gianfranco 4996. Anche Deli Mellov. Salutiamo tutti quanti. Noi non abbiamo nulla contro di voi, non rompeteci i coglioni, ecco, se vi fa schifo il nostro video, ecco, non voglio ecco, benissimo, quindi non rompetemi il cazzo e vaffanculo, benissimo. Ma scusa, adesso io mi chiedo, no? Ma che cazzo ci andiamo a fare i cazzi loro? No, ma io l'ho trovato così per caso, perché non avevo visto... Ma fatti i cazzi tu, ma nel senso, consiglio proprio... Ma è bellissimo! Da uomo a fianco a fianco, bro. Da uomo a fianco a fianco. Ma fatti i cazzi tu! Vabbè, però era... C'è andare a rompere il cazzo! Vabbè, perché parli come quello? Vabbè.